Lillo Messina, artista messinese che nel suo viaggio, nel suo cammino, ha conosciuto parecchi luoghi. Che cos'è che si è portato da Messina e che cos'è che ha portato nella sua arte a Messina? Ma nella mia arte non lo so, questo lo devono dire gli altri, non sono io a poterlo dire. Negli altri luoghi, da Messina invece mi sono portato tante cose. Innanzitutto il mare, lo stretto, le spiagge e tutto ciò che fa parte del mondo marinaro. Il resto del mondo che ho incontrato è un resto del mondo soltanto mentale, perché ho viaggiato, sì, ma ho viaggiato pochissimo. Viaggio attraverso la notte, quando i silenzi sovrastano la città, sovrasta ogni casa, e allora lì entro proprio in una dimensione alta e trovo i luoghi per dipingere le mie terre emerse, per dipingere il mare, in punti così sognati attraverso la carta geografica. Per un maestro come lei, dove è dominante il mare, lo stretto, la longitudine, le latitudini, quando va via, che energia le porta? Che energia porta dentro di sé? Ma porto un'energia naturalmente molto forte, perché è dovuta un'energia che nasce dal luogo proprio della mia nascita, e quindi io sono nato dove proprio ho dipinto questo quadro, alle Case Basse, a Paradiso, e questo quadro è stato preso proprio dalla spiaggia di Case Basse. Concludendo, lei ogni volta che va via da qua per visitare altri luoghi porta sempre con sé l'energia che le dà lo stretto? Sì, ma soprattutto io porto con me l'energia che mi dà lo stretto. Sì, questa è una cosa molto importante. Mi faccio proprio, riempio la mia valigia di cose trovate proprio sulle spiagge dello stretto, e sono cose che poi io in studio a Roma me li dipingo fantasticando, quindi inventando la realtà, non lasciandola così com'è, ma dandogli un senso di interpretazione.